Ovviamente anche con i giorni della settimana è associabile jeden, ogni, per indicare un'azione che si fa abitualmente in un dato giorno della settimana. Quindi si potrà dire jeden Sonntag oppure anche Sonntags, è uguale. Jeden Montag oppure Montags, eccetera, eccetera. Prima del giorno della settimana si usa la preposizione am, ovvero Ich komme am Montag, cioè vengo lunedì. Unendo la parte del giorno con il giorno della settimana, si avrà ad esempio Montagabends, il lunedì sera, generico. Ad esempio, Du gehst jeden Samstagabend in die Stadt. Tu vai ogni sabato sera in città. Adesso vediamo il presente dei verbi andare, cioè in realtà adesso vedremo solo gehen, fahren lo faremo la prossima volta. Ci sono questi due verbi che indicano appunto l'andare, ma c'è una differenza. Il verbo gehen ha il significato di andare a piedi, zu Fuß si dice in tedesco a piedi, mentre il verbo fahren ha il significato di andare con un mezzo di trasporto. Vediamo come si coniuga gehen. Ich gehe, du gehst, es sie geht, wir gehen, ihr geht, sie sie gehen. Per fare la domanda dove vai si usa l'avverbio interrogativo wohin che indica moto al luogo, verso o dentro. Wohin gehst du? In die Bäckerei da drüben, nella panetteria dall'altra parte, ovvero della strada, della piazza. Si risponde con in più accusativo per esprimere il moto dentro luogo, quindi si dirà in den, in die, in das, che abbreviato è ins. Vediamo adesso. Aggiungendo l'avverbio gerade, cosa succede? Wohin gehst du gerade? Dove stai andando? Si trasforma in questo modo la frase, non dove vai, ma dove stai andando. Ora vediamo gli avverbi da drüben, da vorne, che abbiamo visto prima. Die Bäckerei ist da drüben, la panetteria è dall'altra parte, questo l'abbiamo visto prima. Ma da vorne significa lì davanti. Die Bäckerei ist da vorne, la panetteria è lì davanti. Vediamo ora le preposizioni. Le preposizioni in tedesco sono sempre abbinate ad un caso. Alcune reggono solo il caso accusativo, altre reggono anche altri casi, ma poi cambiano di significato e questo lo vedremo, come le preposizioni in e auf. In e auf, usate con l'accusativo, esprimono moto al luogo in modi diversi. Vediamo. Wohin gehst du? In den Blumenladen, maschile, nel negozio di fiori. In die Metzgerei, femminile, in macelleria. Ins Geschäft, nel negozio, neutro, oppure plurale, in die Geschäfte, nei negozi. Auf, auf dem Markt, al mercato. Auf die Bank, alla banca. Auf das Postamt, neutro, all'ufficio postale. Vediamo le differenze. Questa l'abbiamo vista prima, la preposizione in più accusativo esprime il moto dentro luogo. La preposizione auf più accusativo è usata di solito per esprimere moto al luogo verso luoghi pubblici o spazi aperti. Con la parola Straße, strada oppure via, è possibile usare entrambe le preposizioni, ma in contesti diversi. Vediamo infatti queste due frasi. Gehen Sie in die Beethovenstraße, dort ist ein Postamt. Vada in via Beethoven, lì c'è un ufficio postale. Perché abbiamo usato in? Perché stiamo dicendo ad una persona che deve andare in una strada, cioè all'interno di una strada. Deve andare proprio dentro quella strada, Beethovenstraße. Mentre invece, Gehen wir nicht auf die Straße Fußball spielen. Non andiamo in strada a giocare a pallone. Qui Straße è usato proprio con il significato di strada, quindi di spazio aperto, e dunque si usa auf, strada generica. Per oggi finiamo qua. Continueremo la prossima volta con le preposizioni e con il verbo fahren. Ciao ciao!